Mi vedete in tre quarti perché non posso tenere il gioco qua. Perché se no non posso tenere OBS sul secondo schermo perché non mi funziona il secondo schermo. Quindi mi vedrete così. E io vedrò una risoluzione di merda, tra l'altro. Vuoi solamente provare a vedere una cosa? Si sentono gli alert. Ma non me li fa partire, quindi non posso sentirlo. Ok. Perché Windows è stupido e non mi sa riconoscendo il OBS tra le cose. Quindi dovrei riavviare OBS, ma non mi va di riavviare OBS. Anche tu sei bello, Bigfoot. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande. Ditemi se va bene il volume e io partirei. E like this. Ah, io ho fatto una cosa. Avevo visto che qua c'era un messaggio, che adesso non c'è più, che diceva cose riguardo un cacciatore ebreo che veniva portato da un demone fuori dalla cappella di Oden. E mi ha mollato questa cosa qua. Credo che in realtà sia una chiave, quindi la dovrei trovare qui. Occhio del cacciatore ebro di sangue. Occhio di cacciatore ebro di sangue con pupilla appesa. Ovviamente se dico mostro me lo fa leggere, no. L'occhio di un cacciatore ebro di sangue, la pupilla è ridotta in poltiglia, indica l'inizio della piaga delle belve. Ok. Il cacciatore che subirà carica di sangue viene catturato dall'incubo ed è destinato a vagare per sempre in una caccia infinita. È un destino a cui nessun cacciatore può sottrarsi. Kozuki Oden, così random che c'è, che bel personaggio che Kozuki Oden. Ma quanto è brutta risoluzione a cui sto giocando, ragazzi, non avete idea. E allora, io devo fare una cosa. Oddio, io attacco perché sono abituato a Bloodborne, e non a Bloodborne. Devo andare a... Probabilmente a... l'arco del villaggio invisibile. Sono abituato a Monster Hunter, che devo rinfodere l'arma e poi correre. Ho incastrato tra i cavi. Ok, forse così va meglio. Mi dispiace che mi vedrete in tre quarti, ma purtroppo questo giro va così la live. Spero che da domani avrò l'adattatore da VGA a DVI, così che potrò rimettere il secondo schermo. Allora, voi chiederete perché sono tornato agli Argul. Perché devo farmi... Soprattutto fatemi avvicinare un po' il microfono. Perché devo farmi un attimo una rushatina molto veloce, sperando di non venir malmenato dalle bestie qua in giro. Per adesso stanno più che bene. Niente, devo farmi un giro un po' più rapido. L'altro quanto ce l'immaginiamo? L'altro cosa? L'altro quarto, non ho capito, Michele. Ah, sono incastrato. Allora, potevo farmi un giro a ritroso, però il video che ho visto e mi spiegava come raggiungere quella chiave l'ho visto partendo da qua, quindi ho preferito farmela da qua. Perché adesso devo scendere qua. E qua becco un tipo enorme. Da qualche parte. Quello va! Lui era il tipo enorme. Aspetta un attimo, fatemi prendere l'oggetto qua intanto. Lui. Ci devo un attimo riprendere la mano, buoni tutti. E così che non è il modo migliore per riprenderci la mano. Vabbè, senti, facciamo direttamente così. No, mi sono perso, ragazzi. Dove devo andare? Io volevo entrare là dentro. Oh, ma fa più. Beh, intanto prendiamo quello che c'è qua. Comunque quell'occhio che ho trovato serve per accedere al DLC. Ah, ok. Il piccolo. Signore, anche meno. Dove cazzo sono? Quanto vicino questa amigdala? Vorrei potervi dire che ho memoria di questo posto, ma ho memoria di questo posto, ok. Di qua, diamoci un'altra curata. Signorina, si fermi, la prego. No! Bene. Allora, di qua.
Ecco qua la chiave della cattedrale superiore. Messo. Grazie. Ok. Ora posso tornarmene easy. In realtà vorrei usare il marchio e faccio prima. Allora, a cosa serve questa chiave? Mi serve per accedere all'ultima area che mi manca, che è appunto la parte sopra di Cathedral World. La mia paura è che andando verso Cathedral World mi si sblocca magari la zona finale che non vorrei che mi si sbloccasse. Comunque adesso vediamo. Intanto mi torno al sogno del cacciatore. Ho abbastanza echi del sangue e dovrei avere anche dei mucchi di sangue aggrumato, come si chiamano, che magari farò un altro livellaggio easy peasy. Dovrei stare al livello giusto per queste zone, mi sa. Vediamo un po'. Inventario. Ah, tra l'altro mi mancano dei cordoni ombelicali che non so dove trovo. Me ne mancano due. E io tecnicamente dovrei averceli, ma mi sa che o l'ho buttati, perché io ce l'avevo, me lo ricordo che li avevo. E che li avevo trovati. Ma vabbè. Tanto comunque dobbiamo prima trovare, farci quest'ultima zona, poi il DLC ce n'è di roba da fare. Il canale che del sangue. Ma poi un attimo riparlare con lei comunque. Allora, io farei un'abilità. E va, fine, ok, perfetto. Allora, parliamo un attimo con lei. Buon caccio. Che tu possa Allora, trovare. qua mi dice che German mi attende ai piedi German del grande albero, che dipende. non so Vai. quali siano, non me lo ricordo, però parliamo. Buon cacciatore. Avverto gli antichi echi. Va bene. Ah, ok, mi dice solamente questo. Buon cacciatore. Ok. Allora, io voglio andare a Cathedral World. Se da qua vado indietro, arrivo a Oden. E da Oden, tecnicamente, vorrei accedere alla zona finale. E non voglio, appunto. So già chi è il boss finale, grazie a Bigfoot Merda, il grande albero in... Ah, è proprio lì... Ah, ok. Allora, vedo prima come raggiungere la parte superiore di Cathedral World. E poi... Comunque mi mancano un botto di NPC, secondo me. Lei è sciroccata, è completamente fuori di senno. Che mi dà i sedativi, mi sa. No. Allora, probabilmente è una chiave che mi aprirà qualcosa qui. Perché se non mi sbaglio c'era effettivamente un qualcosa di fermo. Ah, sì, è vero. C'è un cancello chiuso, quello che lo sia. È vero, c'è un cancello chiuso. Dai, Bigfoot, che scherzo. Posso anche corrermela di cattiveria, secondo me. Ma vabbè, facciamocela con calma. Anche allo sciotto. Dammi i proiettili, grazie. Quanto sono overlivellato per questa zona? Ok. Ok, quello che mi piace di questo gioco è che le armature non puoi migliorarle. Quindi effettivamente c'è di difesa, resti quello che già eri. Però almeno il danno, c'è anche un'arma abbastanza broken, quindi... Non mi ricordo se l'avevo fatto per conto mio o se l'avevo portato in live, ma comunque ce l'ho comunque già salito qua, guardate, c'era una cosa chiusa. E però passo giù di sotto nella zona che mi portava ad Old Yharnam. Che cosa c'era? Oh. Prima era apparsa una X. Ma cosa? Oh. Il cielo e il cosmo sono uno, il coro. Ok. Messaggi criptici a go questo gioco, non ho mai capito niente. Tra l'altro non vi ho mai fatto vedere, mi sa, Yharnam con... Amore, che se no magari si vede.
adesso a Yharnam c'è la luna rossa. Guardate quanto è bella. Dove cazzo si entrava? Ah, da qua. Segni da fuoco. Altri proiettili. Questo gioco comunque insegna gli alti valori, cioè di picchiare la gente in carcere, quindi mi dissocio. È il gioco quello dice, non sono io. Ecco qua la porta che dicevo. Che adesso possiamo aprire. Metri da lavoro superiore. E mi chiedo come sia possibile che sopra una torre si trovi un mondo. Che schifo siete? Un camaleonte che si contorce. Elisir blu. Io se possibile vorrei una lanterna. Vabbè, sono sempre i nemici base, quelli che sono perriabili come poche cose al mondo. Ok. Rettili di mercurio. E senza cappello è diventato Cypher. Ma pure anche i camaleonti che non si sa mai. Ok, ed ecco quella lanterna che cercavo, perfetto. E torniamo al mondo del al signor cacciatore. Così andiamo anche a parlare con German, visto che mi attende al grande albero di cazzo. Allora, il grande albero quindi dovrebbe stare qui. Ok, ecco qua il cancello. Che bello, ragazzi. Tra l'altro, noi da qua ci eravamo arrivati da quella zona strana, da quella porta nascosta che si poteva raggiungere da sotto da sotto la porta che abbiamo raggiunto. Qui c'è German. Non è che se parlo. Eh no, e infatti no, non vorrei. Non ci parlo. Aspetta, pure che faccia partire la boss fight finale. Quindi no, evito, evito. Cioè, questo qui è palesemente uno scenario da boss fight. Sembra quella di contro gli Shinashina, quindi no. Eviterei assolutamente. Anche perché poi parte direttamente il DLC, quindi. Andiamo qua. E andiamo avanti. Anche perché poi devo anche capire come farà funzionare il coso del DLC. Ah no, ha detto da Odin. Quello da Odin lo faccio partire. Probabilmente alla tomba centrale di Odin parte un posto sotterraneo. Ah, mi sono distrutto le dita. Ah, noi venivamo da là. Ok. E non c'è altro qui da vedere, quindi possiamo andare avanti. Se non i camaleonti che ormai. Ah, devo fare anche una cosa, ragazzi. Magari farò dopo a farla. Io me l'ho scordato. A quanto pare c'era un NPC con cui non ho parlato. Dopo aver sconfitto. Verso se non ho sentito. Ah, è lui che mi attaccava, era il verso strano. Danno follia, no, per favore, no. Io non voglio già mettermi a difesa la follia. Questi sono corvi easy peasy che evitiamo come nostro solito. Per un attimo mi era sembrato questi corvi di estrofollia, mi stavo già spaventando. Almeno non sono corvi cane come c'erano nell'incubo di Mernis. Nemici più forti. È facile tenere il DLC, basta un'amigdala. Ah, ok, davvero?
Odin Boss che ti lancia pentole d'olio. Ah! Ho capito dopo. Visto che non sai cosa sono sicuri, suppongo che tu non abbia mandato da... No, allora, io Odin l'ho mandata. Però mentre combatteva contro l'altro cacciatore, l'ho per sbaglio uccisa. Ho ucciso sia lei che l'altro cacciatore. Quindi non ho potuto far andare avanti la quest della signorina. Immaginavo. Ma sono vivi? Vabbè, finché non mi attaccano. Grande lago, non mi serve. Come va Dark comunque? Io andrei su a sto punto. Quello un po' mi spaventa. Ha indicato laggiù. Può essere che sia un po' overlivellato per il punto in cui sono. Oh no, non i ciuccioni. Ok. Abito del coro. Avevo sentito anche prima coro. Ok, nel messaggio che abbiamo trovato prima. Sento dei rumori incredibili nelle mie orecchie. Tutto bene, dai, comunque quei cosetti sono esattamente figli di un umano e di un grande essere. Ok, io con grande essere ancora non ho capito cosa che si intende. Però ho trovato la... Ok, ho un ciuccione. Però... Oh cielo, che paura, dove cazzo è uscito? Non so se mi sono cagato. Da qui io uscito il bastardo. Non neanche avvisare un minimo. Allora. Ok, potevano farlo un po' più luminoso con quelle zone in Dark Souls, in Dark Souls, in Bloodborne. Ok, l'ha illuminato. Qua si scende. Sono sicuro che mi prenderò un accidente fortissimo. Ah, dietro questa porta potrebbe esserci un ciuccione. Poi questa musica che non è assolutamente ansiogena. Che figo. Ma era luminoso. Quanti? Scusami. Isa! Lupo di merda, sì, è una carta di drago, di Yu-Gi-Oh praticamente. Il lupo di merda occhi blu. Forse posso spostarmi la camera così adesso. Forse mi vengono meglio con... Tra l'altro la live in sincro con l'audio non scatta, è tutto normale, no? Non credo mi inseguano, quindi vado diretto da lui. Ah, io vado a far finta di non immaginarmi che esca il lupo perché non vorrei che... Ah no, già è fuori, perfetto. Loro tecnicamente sono easy da perriare, però io non ci riesco. Vai. Vabbè. Anche meno. Ok, ho recuperato tanto quello che potevo recuperare, ma tanto voi mi dovete dare le fiale di sangue. No, fammi tirare il sangue, bastardi. Quindi. Io ho già crollato tutto, tu sali. Questa musica mi entra davvero nel cervello, è fortissima, è acutissima.
Choisa, sì, Cho Chang. Vado a recapitare, io non vedo niente, non so voi. Poi c'ho sti suoni terribili di gente che ciuccia nelle orecchie. Mi si avvicinano pure. Eccolo là, il ciuccione bastardo. Mi sarebbe garbato, eh? Che brutta zona. E qua sembra che sia davanti. Tu dove esci fuori? Ah. Quelli prima però l'avevo shottato, bastardo, mi prendo in giro. Ha shottato. Pezzi di pietra del sangue. Ok. Ah! Madonna, che infarto. Madonna, che infarto. Di qui si sale per non so dove. Quanto non mi piace questa zona, ragazzi. Quello con benda. Conoscenza del folle. Conoscenza del folle. Quindi da qua immagino qua c'è una porta da aprire. Lumaca di perla, la marca di perla. Devo un attimo capirci qualcosa. Intanto vediamo un attimo, fammi andare a vedere una cosa. Io da qua scendo e torno da ero prima. E me ne vo di qua. E torno qui. Voglio vedere se posso aprire questa porta qua. Intanto vediamo un po' se c'è qualcuno. Voglio venire a fare compagnia su Discord. No, infatti chi si chiama? Immaginavo. Che ansia, vogliono farla meno ansiogeno in questa zona. Comunque un Souls-like, non un horror. Qua sì, ma quanto è grande, ragazzi. No, mi ha ciucciato. Ora mi dubbio punti intuizione. Mi rotta pure il bastardo. Sono morto. Sono terribilmente forti questi nemici comunque, eh. Non ho recuperato le anime. Non ho recuperato le anime, ragazzi. Piripipiripi. To be locked out of heaven. Ho sbagliato. Devo fare questo.
Sono molto tentato di lasciarmela di cattiveria senza controllare niente, senza, come si dice, senza esplorare un cazzo. Quando non vado avanti, per quanto non mi sta piacendo sta zona. Proviamo un po' a parriarlo, parriarlo. No, 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 assolutamente no. A culo, ho parriato completamente random. Allora, mi cerchiamo di aggregarne una alla volta. È vivo? Oh, no, ok. Oh, buoni un attimo. Uno, due e tre. Meno male. Quello che vorrei vedere è se i ciuccioni posso farli fuori anche con l'affondo normale. Ha una mano che almeno facile da fare. Dove cazzo si passava? No, qua no, un passo il passaggio, no, ecco. E di nuovo. Proviamo, eh? No, ok. Il danno che fanno questi cosi è davvero esagerato. Cioè, ma ti prende da laggiù? Ma io come faccio a evitare quel colpo? Allora, le mie armi sono di là. Ah, ma ok. Ho aperto una scorciatoia, quindi buono a sapersi. Non l'avevo capito prima. Chiave dell'orfanotrofio? Ok. Oddio, si fammi uscire da questo mondo lurido. E qui immagino di aver fatto aperto qua. Ok, perfetto. Finisci contatto. Sono al sicuro, posso controllare cos'è, non è che tipo mi ritrovo qualcosa che mi attacca.
Ok, la chiave dell'orfanotrofio probabilmente apre sotto. Allora, inventario. Cosa stabilisci contatto? Mi messo tra le chiavi? Aiuto. Però no, non c'è, quindi no. Tra l'altro non ho più fatto i calici, mannaggia a me. Perché ci sta? È che ci sono passato avanti e non l'ho visto. Tra le ge Ah, una gesture, è vero. È molto probabile che sia se andassi da questo qua, quindi. E facessi. Cosa ho fatto? Come si fanno le gesture dietro? Così. Faccio cambio e mi manda qua, non mi manda nel menu delle gesture. Come si mettono le gesture? Ah, ecco così. Cambia. No. Devo star scegliere preciso. Ok. Ciao Log, come va? Metti in posa anche te. Davanti o dietro? Forse devo fare davanti, effettivamente. Qua sto fermo, eh. Faccio come Sabaku quando è andato alla vita dell'arcidrago. Ah, verso la luna. Ma ditemelo. Non è così ovvio, Ale. Giustamente la presa di Sansi passa per la presa di Moon. No, non penso. Non credo sia così. Ok. Forse così. Ragazzi, any help? Cambiava le braccia solo col cervellone, cosa? In che senso? Sono un po' un coglione io. Beh, io direi che non fa niente. Mi sento un po' stupido in realtà. Boh, intanto vado avanti. Mi dovrò passare da qua, forse. C'è qualche schifo che fa casino comunque qua. Io dal cervello di Menis ancora non ci sono andato. Tra l'altro, quello giù.
Ah, sì, ho capito che fa casino, forse. È quello che sta qui. Lui. Guarda, da dove ti prende? Come faccio? Non ti riguarda. Bravo, ok, log, ok, grazie. Vedere adesso come mi ammazza. Perché tipo mi incastro contro un muro. Ok, no. Il giro immagino, sì, ok. L'altro, cosa ho appena preso io? No? Siamo di un membro del coro, il gruppo di prescelti della Chiesa della Cura. L'occhio simboleggia il cosmo. Il coro ha raggiunto un'illuminazione per caso in modo. Se qualcuno sia vicinissimo. Ok. Anche che ti ho già detto quasi tutto. Ah, del cervello, dici. Sangue freddo frenetico, io voglio una cazzo di. Ok, ho aperto uno shortcut fortunatamente. Credo almeno, vediamo un po' se è lo shortcut che penso. Ok, lo shortcut è enorme, perfetto. Spero che sia corta questa zona, ragazzi, perché. Oddio. Perché la sto davvero odiando. Quasi peggio di Yargul. Cosa strano? È una boss fight? Misterio celeste, è una boss fight, ok. Oh no. Dov'è il boss? Tutto ciò? Ma li evoca proprio? Cioè, quindi sono infiniti? Quasi mi convenga fare così. Così com'è la mossa? Vedete che non l'avevo mai provata? Ma non ha preso danno? Scusa? Ha vibrato tutto. Quello perché non prende danno? Ok, ecco perché non prende danno. Beh. Ok. Non mi sembra così difficile, quasi morto. Probabilmente è una seconda fase, sono proprio sicuro. Credo di spugni all'in. Finito. Ottimo così. La musica è incredibile. Non la stavo sentendo, sai, ero un po' concentrato nella boss fight, non sto sentendo la musica. Si è esploso. Sì, ma non avevo detto. Fine. Ed è stato fine, effettivamente. Vabbè, almeno la cosa positiva è che posso fare così. Andare dritto dal cattivone.
Allora, la cosa buona è che gli ho tolto un fracco di vita, quindi riesco a colpirlo o lo esplodo. Il problema è colpirlo. Ok, la cosa è un attimo problematica adesso. Beh, ok. Ok. Oh no, scusate. Ok, vi chiedo scusa, ma c'ho le cuffie appunto che impazziscono ogni tot. E spero che in realtà non si sia sentito a posto. Sì, era abbastanza. Ma può essere anche io che sia un po' overlivellato, eh. Vabbè, che effettivamente devo prenderla la Yharghul questa cosa. Quindi non è che. Non è che sono così tanto overlivellato da Yharghul. Ho fatto quanto? 2 zone dopo Yharghul, mi sa. Ed è ricominciata la musica di merda con questa stridura nel mio orecchio, con questo stridio, non stridura. Oh, no, fidati, era una cacata. Ah, ok. Suppongo sia finita qui la zona? Non penso. Come vado avanti da qua? Dovrei anche andare un attimo a livellare. Manca solo la crisi, ma non ho 300 di comunioni tra l'altro. Scusami. Ciao Matteo! Fatto fuori il primo boss qua e non so cosa. Ah. Ok. Cos'è questo rumore che sento? Io mi sono accorto tipo nell'ultima mezz'ora che i messaggi che ho scritto li ho mandati in un gruppo WhatsApp. Ma bravissimo, complimenti. Oh no, li odio quelli. Vai, non mi piace, io odio. Odio chi lancia le magie, sono. Troppo. Questo è bravissimo, Bigfoot, è una cosa che potrei fare io, tranquillamente. Winds of. Ah, Matteo, non so se hai letto su Telegram, ti ho detto che ho comprato il DLC. Vorrei trovare gli echi per terra, ok, eccoli qua. Oh, evita tutto, è bravissimo. Ok, possiamo scendere.
Un'evocazione, io direi di evocare, no? Capito? Ah, già l'altro boss, così, subito. Che figata è, tra l'altro. Guarda, non so, non voglio saperlo. Ma guarda, può capitare che una volta lo so per fare anch'io di mandare dei messaggi che vorrei inviare a qualcuno in privato, in realtà l'ho mandati su una chat di Fragola. Altare della disperazione. Chi sei tu? Non dirmi che è veleno questo, ti prego. Ok, no. Sono molto figo. Ebrita, figli del cosmo, ok. Che erano quelli di cui mi dicevate dei tentacoli, no? Di Ebritas. Non ha preso danno, quindi potevo anche evitare di fare l'attacco caricato. Ah, mi ha curato lui. Io non l'ho evitato però. Sta già morendo. Che schivata. Mi ha preso? No, sono. Dove cazzo sono? Non capisco dove sono. Ok. Devo curare, va. Sa per incazzare, raga, mi sa. No, ok. Mi è incazzato da qualche parte. È morto Ciccetto lì. Sì, è abbastanza facile, l'ho visto. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. È abbastanza. Lo so, devo colpirgli la testa, ma non avevo. Ho l'arma a due mani e volevo continuare ad averla a due mani. Comunque, bon, è abbastanza easy. Ora riscendo, vengo ucciso dai puffetti e perdo 69.000 anime. Con 69.000 anime, vorrei fare due livelli. O forse uno, non lo so. Che bordello che hanno fatto. Marco, ti prego, curati subito, non aspettare troppo, sì, infatti. Ma to, ragazzi, sto guardando l'anteprima di OBS che è in ritardo, mi sto per buttare giù di sotto. Non mi aspettavo facesse una magia, più che altro. Quindi ero là molto, molto tranquillo. Evochiamolo così, è easy peasy. Dove saranno le mie anime? Eccole là dietro, quanto lontane. Lei è già incazzata, sì.
Certo, finché se la aggrala lui io posso fare così. E via. Ecco, questo è problematico. Ok. Oh. Vabbè, senti. Non sono riuscito a evitare. Va bene. La mia vita, quando l'ho persa? Finito? Ok. Johnny Eldrick. Sì, sì, è brita, se lo sto vedendo, è bellissima. Gran calice di Z. Ok, e sembra finita la zona. Può essere. Perché alla fine qua c'è un'amigdala da esaminare. No? Ok. Perché non fare nulla? Cosa... Scusate ragazzi che a me mancano due cordoni ombelicali, due terzi cordoni, non so dove cazzo si trovino. Come va Nildrick? Ok, direi che possiamo entrare nel DLC ragazzi. Ho fatto tutto tranne il boss finale, quindi... Ehi! Buttiamoci nei vecchi cacciatori. Non per come atterrare un aereo, sì, praticamente sto facendo la quella segnaletica là. No, Marco, cosa non Marco? Tutto bene, Eldrick, tutto bene, tutto bene. Si è detto no, ragazzi, si è detto no, io... Marco, sei un gran vigilante, grazie. Adesso ci torniamo al sogno. Isa, ti prego, dimmi perché hai detto no. Isa, per favore. Isa, ti prego. Isa, per favore. Sì. Allora, mettiamo uno di questo e uno di questo. Lo finisco così. Allora, io a questo punto... Farei di ciò. Esatto, Michael. Ho fatto una boss fight e mi sembrava il posto giusto dove ballare YMCA, perdonami. Allora. Da quello che ho capito, qua si può entrare nel... A parte io c'è una cosa che non so come usare. Ma... Qua... In qualche modo... Ho sbagliato tasto. Si vorrei entrare in inventario. Magari vado qua. Con... Questo... Uso... No. Come...
con non Ildrick. Vedo un Nicolas. Che cazzo era Nicolas? Amensis? Nicolas era Amensis, mi pare. Nella descrizione della di questa roba qua. Mi dice: l'occhio di un cacciatore è breve, la pupilla è rivolta. No, quando lo dice. Però qui il cosettino parlava di Oden. German, vai. Avrò Lei non dice cacciato. un cazzo, mortacci sua. Ma Addio. qua io vi giuro, ragazzi, che si parla di Oden. Ok, te dici dopo Mikolas, vado dopo Mikolas. Ah no, qua è troppo in alto. Vabbè che in effetti non arriva della balia, posso tornare indietro lì. Forse. No, mi sa che è troppo avanti qua. Sa che non arriva della balia, forse è troppo avanti. O forse no. Andate alla Odin Chapel e uscite dalla porta di entrata nella terza. Adesso attivate. Allora. A Oden non c'è nessuna amigdala. Sta vicino a Cathedral Ward, che è subito dopo Oden, però. Odon, non lo so, non Oden. Perdonatemi. Quindi l'Oden Chapel immagino sia la Cathedral Ward. Uscite dalla parte sinistra, entrate nella piazza, state attentamente. Però Odin a Cathedral Ward. Sì, è subito prima praticamente. Sì, proprio, vado a farmi prendere a picchiare dalla tipa. E vediamo. Male che va. Boh, butto, cioè non butto niente, male che va, quindi andiamo. Qua. Da lei. Non mi ha preso. Ok. Siano maledetti i mostri. Maledetti i loro figli e i figli dei Che loro bello il figli doppiaggio, per ragazzi. Ciao, Nick. sempre. Adesso ho capito perché ho trovato quel fogliettino. Good luck, you're gonna need it. Ok. Tranquillo, tranquillo. Concessionario. Ah, per la fiesta. L'hai presa poi la fiesta? Ora ho capito perché non avevo mai visto quel fogliettino là. Che ho preso e che ho. Ci ho cliccato sopra. Perché io pensavo. Vabbè. C'è sempre stato. Non mi ricordo cosa c'era scritto. Invece no, mi è apparso adesso perché ho comprato il Dunters. Non ci ho pensato. Ok. Eccoci qua l'incubo. Siamo molto Cathedral. È Cathedral World. Palesemente è Cathedral World. Non è Cathedral World. Che cazzo sono? Sangue freddo frenetico. Ciao Zell Knight! Come stai? Come stai? Oh, dai, voglio una foto della fiesta però, eh. Oh no. Ah, vabbè, vabbè. Allarma di uno di Bleach, lui. Ho visto Bleach secoli fa, neanche tutto, quindi non mi ricordo come si chiama il tipo rosso, però. Sei in un incubo. E fin qua. Non ho visto cosa trovavo perché stavo leggendo la chat, però mi sa che fosse un abbigliamento. Forse era questo. Non penso.
Non fa niente, allora. Numero del telefono nuovo perché così non fa più foto. Ah, tra l'altro devo comprare il telefono nuovo, ragazzi. Il mio... Allora, ve lo faccio vedere, non so se si vedrà. So, aspettate, fatemi fare una cosa. Spazio, apparentemente Zebmaru. Bravo, grazie Dark, intendevo lui, ok. Non mi ricordo minimamente il nome. Trasforma. Adatta allo schermo. Guardate quanto cazzo l'ho distrutto. Mi ha volato l'altro giorno. Allora, fatemi... rimpicciolisci... rimpiccioliscidi. Ok. Non più di tanto ok. Aiuto. Boh, dai, più o meno. Lui mastica. Allora, stavo. Michele, stavo fuori con Davide. L'altro giorno ci siamo rivisti. E. Tirato fuori dalla tasca con la mia solita frenesia perché mi era dato un messaggio. E ha fatto un volo che non è te. Mi sono partite delle parole che. Penso che il biglietto per il paradiso me lo sono giocato quel giorno. L'ho rigirato ed era. Ciao, Ornix! Ma inquadrati giusto. Allora. Ragazzi, vi ricordo che se siete sub e volete, cioè, potete entrare nel gruppo Telegram dei sub dei Corgi. Un uovo di pacca. Beh, io dove cazzo devo andare? Scusate, tutto ciò. C'è qualcuno che urla. Beh, finito il DLC, ragazzi. Grazie mille per essere passati. Che cazzo si passa? È molto strano il terreno in questo luogo. Cosa siete voi? Ah, anche loro giustamente cacciano le bestie. E non viene staggerato perché è stronzo. Ma trovo solamente cacciatori qua? Vi prego, no, ho paura. Immaginavo ci fosse altro da prendere qui. Per chi guanti da cacciatore, posso risalire? No. Che posto è? Il DLC? Comunque esiste parte del link dove presento una versione di Starting. Ah, ok, immaginavo. La Corgi Caverna. Na, 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 na. Ho comprato i DLC oggi e visto che mi mancava solamente una zona che ho finito in boh, mezz'ora. No, un po' di più di un'ora. Ma siamo partiti con il DLC. È una zona nuova, si chiama Incubo del Cacciatore. E ovviamente, così come era Blind Run, il gioco base, è Blind Run anche questo. Sono mostri morti perché penso abbiamo fatti fuori i cacciatori. Oddio, che paura! Devi stare molto tranquillo. Ah, io non vorrei scendere qua, ma non so scendere perché non so poi se posso risalire. Direi di sì. No, poverino, non ho paura. Mi dispiace. Ormai vi ho attaccati. Sì, se pure a te ti lascio in vita, però di agli altri che sono cattivo. Il dog infame. No, non ti tocco, non ti tocco. Tranquillo. Se mi temono così tanto vuol dire che gli altri cacciatori stanno facendo un lavoro egregio, però. Io ho detto a quella di avvisare. Lui non mi teme. Lui deve starsene un po' calmino, eh. Vabbè, attaccali. Giustamente il DLC si chiama The Old Hunters, quindi ci saranno altri cacciatori. Immagino. C'è uno anche là. Però.
Che voce c'ha? È terribile. Ah, ho fatto KS. Ok, fortuna che ho un'arma rotta. Era di sangue. Mi sono distrutto un occhio. Ah, ok. Oh sì, quell'arma qua è la mia, dici? Fatemi un attimo, un po' aspetto. Conoscenza del folle, ok, non tengo 99. Un attimo che rispondo a un messaggio di Alice. Chiedo ovviamente perdono. Mi si è aperta roba che non volevo si aprisse. Ah, ok. Tra l'altro mi si è capottata la web, non volevo si capottasse. Quindi farò così. Però trasforma. Eccolo qua. Ok. Ok, no. Qua è chiuso, si potrà aprire? Assolutamente no. Già il fatto che è luminoso mi piace come zona, perché prima completamente al buio non mi stavo cacando fortissimo. Qua probabilmente lo raggiungerò da sopra. Quindi direi che abbiamo visto tutto qua sotto. So già che se morirò dopo, qua me la lascerò tutta se muoio prima di una. Di trovare una lanterna. Cosa conoscendomi alquanto probabile. Io ormai Dark ho trovato la mia pace dei sensi con la. Con la. Non so se si chiama, con la Ludwig, quindi continuerò con questa. Volevo vedere come raggiungere l'oggetto di prima, ma non so. Era là, ok, sì. Mi si raggiungerà da lì. Porca puttana! Che infarto! Bella questa arma, è quella di coso. Che infarto! Ciao Didier! Come stai? Ok, non scendo di qua. Oh. E che cazzo. Quello corre. Ma io sono giù dove ero prima. E perché non ero salito? Non l'avevo vista? A me va benissimo di DM, a me va benissimo. Ho cominciato il DLC. Poi vedrò come raggiungere il luogo di là. Ah, sai che si può raggiungere da qua dentro? Molto probabilmente. No, ok, no, mi sto sbagliando. Vabbè, andiamo avanti, va. No, siamo dure qua. Scusa? Siamo arrivati a Sand Fortress, che è? Non è che me ne butto da un'altra, no? Ok.
Forum the Bell Tolls. Il rumore di un meccanismo, questo qua è un cacciatore, di qua si scende. Ora devo informare tutto. E cosa cazzo? Chi sei tu? Vabbè. Di danno le prendi, questo è l'importante. Piova di sangue, ok. Molotov, di là si sale. Allora, che facciamo? Andiamo qua sotto e vediamo che c'è? Io sono in trepidante attesa di una lanterna, in realtà. Quindi se qua sotto trovo una lanterna, sono ben felice di andarci. Allora c'è un cacciatore, questo qui è una Yharnam molto più vittoriana e molto più... Tra l'altro, ragazzi, io non ci ho fatto caso, ma è giorno. Io non ci ho mica fatto caso, non è notte. Ecco perché l'ha illuminato. Oh, dai, dai, Amando. Possiamo andare su, secondo me, andando qua dritto la trovo la lanterna che cerco. Allora, questa qui è la cattedrale. È la cattedrale di... insomma... la cattedrale. Dove c'è la Vicaria Amelia. Riconosco l'entrata. Il giorno lo riuscivo da posto combattere, bella città. Quindi, ah, ok, questa qui era la... ok, quindi qual era la piazza dove c'erano i due giganti. Qui è chiuso, andando quindi di qua, io tecnicamente... andando a memoria, io non vorrei che a Cathedral World ci sia una... non a Cathedral World, nella vecchia cattedrale ci sia una boss fight. Lì dove c'è la prima cosa. Quindi intanto ne voglio andare di qua. O forse non me ne voglio andare di qua. Beh, adesso me la corro. Ora me la corro easy. Non mi va di farmela tutta tanta piano piano. A meno che non fossero nemici singoli cacciatori, ma non credo. Dove, tra l'altro, dove cazzo vado? Andiamo verso la boss. Allora, corriamoci e vediamo se c'è una boss fight. I cacciatori ci sono sempre, ok. No, sono tornati indietro. Aia. Ho sbagliato strada. Non credo siano così stronzi da non mettere una lanterna fino o uno shortcut fino laggiù, quindi... quanto posso aver sbagliato il tempismo? Dovrebbero essere i cani. Ok, vabbè. Ah no, tanto adesso me lo ritrovo qua lui. Vorrei aggredire l'altro. E tre. Ok. Dammi le fiale, ti ringrazio.
E non voglio neanche ricombattere contro il ciccione di là. Oh, quanti? Beh, alla fine non è neanche così tanta strada. Poi è il refull gratis di anime, di fiale, perché ci sono i cacciatori che si fanno fuori abbastanza easy, quindi. Dove sono gli yaki? Ah, eccoli là. Madonna. Proviamo a vedere se c'è una boss fight, va? Lì ci penseremo dopo. Un attimo, ragazzi, scusate. Che non sappiamo chi può fare il post. Allora. Non me l'aspettavo subito così di cattiveria. Cazzo sto combinando? Sono velocissimi. Ehi. Anche basta. Cambi delle fiale, please. Grazie. Altre fiale, perfetto. Vediamo un po' qua dentro, va. Che è sicuro una boss fight. Là c'è il Vicario Amelia. Forse non è una boss fight? Mandolo con occhio. Mandolo con occhio si blocca l'artario chirurgico. Esistono due cattedrali nel segno del cacciatore. Poi trovo altre fiumi di sangue, l'altra è chiudere l'edificio o ricerche per la chiesa della cura. Se i membri scelti dalla chiesa della cura o i soggetti sofferenti possono accedere all'edificio usando quest'occhio. Gli occhi al teschio. L'altare chirurgico, dove cazzo è l'altare chirurgico? Guarda che faccia il vicario Amelia che va a fuoco. Tra l'altro non ci ho mai fatto caso, cioè effettivamente sono degli amigdala queste. Qui mi tocca andare davvero là sotto. Capire come fare ad andare avanti. Tra l'altro mi sono venuti i dubbi che non sia il DLC, ma quello lì è un rosone. Enorme, tra l'altro. O mi sbaglio? Forse sono solamente i numeri che fanno il nostro gioco. Che altro mi ha sparato? Scusami, quello? Rompiamo sti robi, va. Ok, ci stanno anche qua i cosi che sparano, no, eh? Ci sono i cosettini che stavano a Keynarst. Vediamo. Ok, no, niente che spara. Bombe orologeria. Mi hanno attaccato addosso i bastardi. Non mi viene a farli fuori così questi. Dentro si può entrare. Quante fiale del sangue, buono.
Sono contro Zilean praticamente. Ok, direi che qua sotto per adesso non si può scendere. Il fiume di sangue. Ci sono due cattedrali nel segno del cacciatore. Una si trova oltre il fiume di sangue, l'altra chiude l'edificio circa per una chiesa della cura. Solo mi dirà che se posso accedere all'edificio usando quest'occhio. E questo qua è il fiume di sangue. Quindi dall'altra parte c'è la cattedrale che mi serve. Oh no, quanto buio. Ah, guarda dove sono! Questa qui è la casa, prendete. È la casa brutta e oscura sopra la quale c'è il no, dalla quale salivo per andarmi a fare cosa? Come si chiama? Il chierico belva. Ah, io sono sceso qua senza volere. Stavo ricevendo veleno. Mia FPS. Ok, via. Molotov ritardata. Cosa? Non ho detto niente. Cosa? Carino il fiume di sangue comunque. Mi sembra un bel posto dove passeggiare. Vacanza di famiglia. Aia, aia. Ehi. E che cazzo. Qua c'è un bel giocattolino. Oh no, devo aver paura. Guarda quanti. Se io faccio tipo. Non lo prendo. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, basta un po'. Ma quanti sono? Scusami. Aia. Mi dà la stamina, mannaggia a me. Ok. Guarda che la vedo l'ombra di quello stronzo. Manca una zanzara che. Sto divertendo. Questo qui è il ponte del chierico belva, probabilmente. Wow! Oh, pensavo fossero cacciatori. Wow. Cos'è stato? Credo che mi converrebbe comunque continuare un attimo di qua. Quanti sono però? Vediamo un po' se riesco a aggrarli. Va bene sta zona, comunque io già ho perso un pezzo. Ma poi, porca troia, non c'è una lanterna. Come faccio? Vabbè, qua siamo pure su io. Vabbè. Mi prende per il culo.
miei FPS per piacere. Ok. Affondi stupendi, voto 10, smettila. Vi prego ragazzi, ditemi dove trovare una lanterna, mi sto cacando. È così che presento un posto da lanterna. Sono. Una locusta. Ah no, era un cane. L'ho fatta vedere una locusta. Forse ho visto un posto per salire qua. Ho sbagliato. Mi sono premuto per sbagliare le due. Che infarto, signori! Però... come faccio a farli fuori i piccioni nel tenimento? Devo pure... aia! Pensare a quello... oh! Ah, ciccio, calmino! Già i piccioni sono quello che sono. Whoop. Whoop. Ok, via. Allora, rivediamo un attimo la cosa. Allora, noi siamo arrivati da dove? Vabbè. Mi sono perso. Allora, io dove cazzo sono arrivato? Non voglio sapere. Allora, noi siamo arrivati da... qua. Mi pare. Vero? Ok. Noi siamo arrivati da qua. Sono andato di qua. Ho girato a sinistra. Ho visto quello che c'era a sinistra. Poi sono andato di qua. Di là vado avanti. Di qua cosa c'è? Allora. Morti. Non difendevano nulla. Nulla. Dovrebbe esserci una vicino, tranquillo. Oh, grazie, Dark. E spero che con vicino intendi esattamente dove sono io adesso. Allora, mi sto allontanando troppo e dovrei anche andare a vedere un posto qua dietro. Non penso di farmi tanto questo danno, ma qua posso illuminare. Ah, penso sia illuminato per la... per farmi vedere la cosa. Qui sono più felice, guarda. Vado al boss solo se trovo la... la lanterna, io te lo dico. E non so neanche dove sia la boss fight in premis. Io senza la sicurezza della lanterna non vado. La zanzara che sta banchettando intanto con, con le mie cosce. Ora vi giuro che ha picciato una guida solamente per trovare la lanterna. Ma questo mi sembra davvero un posto da shortcut. NPC. Sei un cacciatore sano di mente, vero? Devi aver sbagliato strada, allora. Noi siamo molto più simili di quanto pensi. Questo è l'incubo del cacciatore. Dove finiscono i cacciatori ebri di sangue. Li hai già incontrati. Cacciatori che vagano senza meta e sbavano come le belve. Questo è il destino che attende i poveri sciocchi. Non essere imprudente.
Voltati e vattene prima che sia troppo tardi. A meno che non ti interessino gli incubi. Ah, capisco. Avverti un segreto all'interno dell'incubo. E non puoi far finta di niente. Come se lo spirito di Bergenwert vivesse in te. Cacciatori così curiosi si troverebbero a proprio agio nell'incubo. Ma fa attenzione. I segreti sono tali per un motivo. E qualcuno non vuole che vengano svelati. Specie se particolarmente sconvenienti. Quindi? Ma fa attenzione. Ma non mi ha detto niente. Oh, Catrice Lord, ok. Oddio, uno shortcut. Sia lodato il cielo, siamo uno shortcut. Ok. Adesso posso andarmene tranquillamente avanti. Meno male mi è venuto in mente di tornare indietro, ragazzi. No, non era di qua, ma era di qua. Mi sa che volendo poi è molto lasciabile pure qua. Tanto quei tre si fanno i cazzi loro lì, quei quattro mostriciattoli. Qua c'era solamente 3-4 nemici, niente di che, ma... Pure loro alla fine non sono lasciabili. Possiamo andare avanti. Mi sembrava di stare avanzando troppo. Cacciatori ebri di sangue, sì, immagino che... Troppo... o troppa cura o troppi echi del sangue l'abbiano fatto impazzire, non lo so. Spero che la stessa fine non capiti anche a me, insomma. Cioè, spero di poterlo evitare. Cioè, non è che tipo adesso salgo troppo di livello, mi impazzisce il giocatore e perdo il gioco. Sento dei rumori molto brutti. Eh? Ho sbagliato. Ho fatto una schivata in più che non dovevo fare. Beh, facile facile comunque come zona. Voi che mi dite, è lungo come DLC o è una zona corta? Tanto per... rendermi conto di quanto dovrò piangere dalla disperazione. Però questa qui era la zona che mi portava invece alla parte superiore di Casino World, quindi ora che ci penso. No, devo scendere di qua. Tanto quelli si fanno i cazzi loro là, no? Quindi posso tranquillamente andarmene di qua. Se non fosse che ci sta lui. 3 e 4. E qua mi inseguono. Un e due. Mucche due. Corvi, il cacciatore che non mi frega niente. Però mi prendo. Start. Wow. Ok, forse mi solo combatto. Non adesso, ormai sono davanti, ma... Non andassi di qui? Altro segno! Ah, mi costringe a tornare indietro? Se facessi... No. Mi sono messo in una situazione veramente di merda adesso. Mi sa che perdo... Oh no. Non viene a fare così. Forse. Cosa ho fatto bene? DLC, eh sì. Ciao Nildrick, mi dispiace. Non sono arrivato alla boss fight prima che tu andassi a cena.
Penso che sia molto difficile log il DLC, ma ho detto tutti quanti che sarà un bel dito al culo. Quindi non so cosa aspettarmi. Mentre mi manca questo, poi posso farmi German, ho fatto tutto. Winds of Fire. Ma scusami. Mi viene considerato come un respawn? Non mi seguo, ok. Non ci ho mai fatto caso. Vabbè, ehi. Due coglioni che sono i corvi. Dove cazzo sono? Dai! Niente, cambiato target da solo! Madonna, meno male, è andata bene! Ridammi le fiale, bastardo! Era un'arma, no? Sì, comunque l'ho presa, mi sa. Vediamo un attimo. Inventario. No, direi che non l'ho presa. No. Allora devo portare sulla la pistola. Ecco che faccio poco danno con la pistola, vedi? Devo prenderla? O no? Merda. Sono incastrato. Sembra che mi sto bloccando qua. Due palle. Allora, riproviamo assunto anche a vedere l'arma che si trova dalle zecche, anche se magari vorrei prima prendermi le anime, un po' più importanti. Ho 65.000, faccio solo un livello, però comunque sono 65.000. Non mi si incula. Cane, uno e due. Secondo cane, uno e due. Poi, corvi. Uno, due, tre, quattro. Questo qua adesso mi prendo per bene. I ricciottoli che fanno sempre bene, no? Wow, no, 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 ti prego. Ci muoio. Okay. E adesso toccate a morirci, vaffanculo bastardo. Oh, ridammi le anime, le fiale. Spero di non morirci adesso perché veramente andarmi a prendere
Rifarmi questa zona di nuovo da capo non mi va mai. Vuoi vedere adesso come ce li ha lui i miei echi? Perché io qua non li vedo. Eccoli qua. Sono velocissimi gli attacchi qua, comunque non li capisco. Sono morto. Madonna santissima, che due coglioni. È un brutto nemico questo, davvero brutto. Palla. Che poi cioè, ci starebbe pure a morire contro lui se non dovessi farmi ogni volta il cazzo di piccioni con il cacciatore. Sono peggio dei nemici di Dark Souls con le torce, piccioni. Rieccoci coi piccioni. Via. Del cazzo. Oh. Bravo Dado, fai le cose da mod. Come va, Dado? Come va? Oh no, avevo un altro piccione. Vi prometto, ragazzi, che adesso lo faccio fuori il gigante. Oh, winds of fire. Pam pam param. Però via. Vaffanculo. Questo qui è la cattedrale. Quella di cui ho costato, poi si va Old Yharnam. Ora c'è una lucertola. È un'evocazione proprio che ci sia adesso il boss, quindi. Marco, fai l'uomo? Cioè, cosa devo fare? Quanta vita, figlio mio? Ma Riot non c'era già stato. Ma guarda il ma. Ma
Oh, e basta un po'. Madonna le fiale che ci ho sprecato. Dammene altro. Beh dai, mi sarà utile, spero, Henry. Lui o lei era quello che mi aveva aiutato con Vicaria Amelia, può essere? Siete l'ombra sul muro, non ci ho niente fatto caso. Urna di petrolio. Sì, lei. Ah, ok, perfetto, allora mi ricordavo bene. Che schifo. Stiga girandola, un'arma. Ok, ho fatto il giro. E qui c'è una bellissima arma, quindi la stiga girandola è una bellissima arma. Vediamo un po' come fa. Armi. La stiga girandola. No. Sì. Ho sbagliato. Ho sbagliato di nuovo. Ho sbagliato di nuovo. Così. Che figata. Ma che figata. Ok, io spero che lui non si fermi a combattere contro questi. Anche se non ci vorrebbe dare una mano. Fuck my life. Ok, prendiamo le cose. Questo, questo, questo. Con che ce l'hai? Una signorina. L'altro mi sa che mi sto tipo allontanando in realtà dalla boss fight, però ormai andiamo di qua. Ciccioni di merda. Perché sì. Direi che questa qui è la zona della boss fight, occhio e croce. Ti prego, aiutaci. Ecco, questo doppiaggio non mi sta piacendo. Una belva orrenda. Un terrore enorme incombe su di noi. Ludwig il dannato sta arrivando. Quello della mia arma? Che figo. Abbi pietà di noi. Ok, porca troia, cosa sto vedendo? Io sono tra l'altro, minchia, è tardissimo. L'invocazione è più utile lì vicino comunque. Ah, poi in casi... in casi vedo meglio. Quante persone si possono evocare su Bloodborne, tra l'altro? Scusa. Ti chiedo scusa, fammi. No, forse conviene così. Ma non gli faccio male per niente. No.
Ehi, quanto? E carica. Ora ci muore, eh? Vediamo un attimo di aggrarlo. Noi. Ma ci muoio io in realtà, mo. Wow! Ah, non avevo capito che era una cosa così. Sto sprecando un quantitativo di fiole in mondo. Ecco. No! Ah, mi è impazzito l'audio un attimo. Hesitation is defeat. Tra l'altro ho perso tutte le mie anime ora. Cioè non è che l'ho perso, però sono insomma là sotto. Riprendiamoci lui. Lei. Dice che si vede l'ombra, ma io... Ma da quale ombra? Lui è lì, ma... Ah, là, ok. No! Wow. Sicché non farà questi 1v1. No, guarda, no. Evito. Se mi ha concesso non farlo, non vedo perché doverlo fare. Ma si può tornare indietro? Di sì. Non voglio passare da qua. Prendiamoci le cose. Parassita? Non l'avevo presa prima. Sembra una runa, non si può tornare indietro? Seriously? Sembra una runa, ma in realtà non è una runa, che cazzo è? Non è una gemma? Non è un'arma? Questa è una chiave? Allora forse sarà qua. Cosa dell'impurità umana si annida nella sporcizia? Una creatura... Ah! Ah! Sono quelli che ci attaccavano... Sì, sono della lega di caccia... Ah, ok, quindi è un emblema, ok. È un emblema, una di quelle cose devi dare per le Covenant, tipo. Troia. Andiamo, buon uomo. Sì, la catena cacciatore è quella di cui abbiamo fatto parte nel... Lì in quel posto di merda, là, come si chiamava? Quello tutto strano con i tipi serpentosi, insomma. Allora, prima cosa aggiriamo lui. Portiamolo da queste parti. Henriet dov'è? È morto? Dove è finito?
Mi sa che è morto davvero, sapete? Nei boschi proibiti, sì. Cosa? Oh no! Erie, ce la fai? No! E ora? Guarda le testate che sta dando! E niente, è impazzita! Erie, che dobbiamo fare? E quella resta lì? Oh no! Enrica! Allora. Aiuto. Aiuto! Inventario. Il peggior nemico di Henry è le scale. Marco, dicevo, posso evocare più di una persona? Su Bloodborne, perché sai, evoco sia Henry che il tipo che mi dicevi che stava da ste parti. A parte non riesco più a trovare l'evocazione di Henry. Mi stai dicendo che qua da qualche parte c'era un'evocazione che mi era più utile. Ma dove? Vediamo un po' se la trovo. Devo ricaricare l'area, ok. E per altra domanda? Sì, devi girare e puoi evocare, ok. Allora, vado a ricaricare l'area, no? Intanto vediamo un po' se trovo l'altra evocazione. Così mi tolgo il problema del cercarla dopo. Ah, c'è un oggetto. 5 file di sangue, buttare qui non c'è. A destra è dove sei ora, quindi ti dicevi da qua a destra. Tipo qui? No? Vabbè, che però non so quando è che me ne mandato quel messaggio effettivamente. Ah, guardando l'ingresso, aspetta che tu guardi l'ingresso. Dava fortissimo l'orecchio. Forse intanto che tu mi rispondi, faccio un giro e vedo se è qua dentro. Dark. Dark, che fine hai fatto? Beh, se intanto fammi ricaricare l'area, va? Ciao Nildrick! Vabbè, aspetta, intanto ricarico il sogno. Ti sei perso io che arrivavo a farmi il boss e... Sì, ci sono arrivato al coso, a Ludwig. Altra vocazione, ok. Adesso ricarico velocemente. Anche comunque io tra un po' dovrò andare.
Ah, che trovo. Giardino di Giraluna, ok. Altare. Arrivo come nome Giraluna, tra l'altro, con le piante là. No, non è qui. Non è neanche qui. Dov'è la lapide con i DLC? Forse quando non ho visto bene. La tre della disperazione, il Diarnan. No. Forse qua? No. E sono massacrato Marco, sì. Dove. Forse sta dentro? No, così qui l'altare del rituale. Qui stanno quindi l'altare dei rituali, sì. Dove sta? Boy need help. Di qua vado verso la fine del gioco, quindi no. Dove cazzo è? Scusate. Verso i lapidi dei calici. Quindi qua. No, così rituale, 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 qua. Questo è l'incubo. Ah, trovato, niente, ritrovato. Mi scrive. Ok. Andate a guardare il post su Instagram, boys. Per la live di stasera. Ok. Quindi. Riprendiamoci Enrica. Ho sbagliato tasso, ovviamente. Sto mangiando i baffi. Vieni, Enrica, vieni qua. In realtà non sarebbe Enrica, ma Enrichetta. Ci sei? C'è. Però che non le venga il pazzo e non cominci ad attaccare quelli, perché voglio andarmene dritto. Oh merda! Enrichetta, vieni, ti prego, ok. Ti dici che qua dovrei trovare l'altra evocazione, ma in realtà non la trovo. In te, Circle Markle, che cazzo. Markle, tra l'altro, che cazzo ho detto. Dark, ho giocato con il mio cuore, con i miei sentimenti. Non c'è nessuna evocazione. Levati, Riet. Ah, bravissimo. Posso attaccare? No. Evocazioni? No. Nildrick, te ti ricordi se c'era un'evocazione qua da qualche parte? Se sì, dove? Ah, se già nel PC non posso. Vabbè, la faccio con il Rie e poi in caso lo faccio con l'altro. Tra l'altro. Le mie anime.
Le mie anime! Lascia stare la mia amica Henriè! Ah! Non credevo! È un po' complicata questa boss fight. Non lo sto neanche capendo. E non voleva attaccare. Niente, sono morto. Madonna, ragazzi. Non è così particolare provocarlo. Ma è difficilissimo questo boss fight, ragazzi. Penso che per adesso è la più difficile che abbiamo incontrato. Mi squaglia, mi distrugge, non riesco a capire come si muove. Poi in realtà probabilmente appena capisco come si muove la faccio in 2 secondi, eh. Ok, adesso andiamo un attimo a vedere l'evocazione. Quasi poi, comunque quasi formano fiala che è una meraviglia. Fiala, fiale che è una meraviglia, quella che ne dà 5. Che cosa fa con i per 5? Mi sa di sì, mi sa che ci sono dei requisiti particolari per averla. Peccato. Forse mi sono perso qualcosa. Camiciottoli. E andiamoci a prendere Enrica. Tra l'altro devo inventario. Conoscendomi è capace che finirò tutte le conoscenze del folle per... Dove cazzo stavo finendo senza guardare? Mi sembra di aver visto un oggetto. Ok. Ok. Grazie Nil Driccone. Ok, vediamo di farcela. Io spero che Enrico mi segua. Tecnicamente. Scomparso l'audio di gioco, ragazzi. Mi era da Iris in camera, mi ha inzuppato tutto. Telecamera di gioco. Madonna santissima, ragazzi. Ma è complicato come le cose complicate questo gioco, questa boss fight. Breve ma intenso, ma non mi dà modo di recuperare le anime. Poi fatto è che non capisco dove è il frame di invincibilità, quando è che devo schivare per averlo. Guarda come la evocherò 98 volte io questa, eh? Vedere. Forse mi converrà farlo senza evocarlo. Questo boss è un bastardo. Lo vedo. Ed è quello che ho capito, non è neanche il più difficile del DLC. Ma quello è ancora vivo. Dammi le fiale. Come sei fazzoletti perché era tipo commovente, non perché era difficile. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dai.
Ho 80.000 echi del sangue qua da qualche parte, non so dove. Sì, ma, cioè, gioco, dove cazzo sono i miei echi? Un oggetto diventa come coso? No, capire di sangue. Eccoli là. E Rie intanto non so che fine abbia fatto. Quindi io prendo ciò. Vabbè, senti. Recupero, muoio. Ah, insomma, ci sono tre vocazioni possibili. Rie e altri due. Gli altri due sono evocabili se... E quali sono queste condizioni, Ildric? Io un po' vado a fare lo stronzo, lo googlo io. Ludwig il dannato. Ragazzi. Vediamo un po'. Possiamo una runa che aumenti l'energia e recupero, ma da non trovare una punti migliore sotto al boss. Va bene, però non mi stai dicendo le vocazioni. Ho appena detto che c'è anche la seconda fase, va bene. Mandamelo su Telegram. Dopo. Intanto provo. Mentre me lo mandi, provo un attimo a farmi una volta da solo. Ok. Ah, mannaggia sti cosi. Grazie Nil Driccone. Allora, intanto andiamo avanti, vediamo un po'. DLC Story Old Hunter Summoners. Allora. Mi sa che non posso, eh. Perché nei boschi così ho ucciso qualsiasi cacciatore mi trovassi davanti, quindi no, non posso. Ovviamente non dovevo riuccidere, non dovevo riuccisi nei boschi, e quindi col fatto non lo posso evocare perché li ho uccisi. Un po' se ce la faccio. Oh, come cazzo faccio? Non posso andarmi durante questa boss fight, mi sto dicendo. A meno che mi triggeri un attacco. Sei sicuro? Forse ho capito male allora. Forse allora ho capito male quello che c'era scritto. Qua. If you're aware. Ok. Ok, vediamo un po'. Adesso lo indosso e vediamo. Avevo capito male quello che c'era scritto. E vediamo se c'ho questa runa.
Impurità. Il fatto è che quella runa non ho capito com'è che si indossa. E no, io quello che avevo letto era che loro indossavano la runa impurità. Ah merda, vabbè. Vedi, a me non me la fa mettere. Ora se vado qua. Ok. Adesso l'ho indossata. Aumento l'energia, aumento l'uso di fiale. Voglio questa qua. Ok. Proviamo. Sì, sì, ho visto Dark. Ciao Alice, come va? Marco. Ok. Vediamo, crociamo le dita. Quindi uno dovrebbe stare lì e l'altro dove? Vi ricordate? Non mi vede bene. Ah, non la vedo, siamo sicuri che dovrebbe stare qui? Vediamo, location. Along the red wall Europe. Ah, per farmi Ludwig sono il muro direttamente opposto all'eye collector, che non so cosa sia. Behind the terrain. Forse non lo vedo. Da quello che ho capito dovrebbe essere l'eye collector, penso sia lui. Mentre l'altro dovrebbe stare nella parte opposta. La collector è la vecchia, quella che stava qua, quindi dovrebbe essere. Rileggiamo un attimo. La live la vedete fluida, a me sta un attimo slaggando. Right wall. Forse è qui. Oh, eccola qua. Ecco l'altro. L'altro, quel che ho capito, sta qui da qualche parte. Leggiamo un attimo meglio. Ho aperto Steam invece di aprire. Stavo per chiudere OBS, ragazzi. L'altro è Mandara. At the end of the Simian path in the bloody plateau where the first nightmare. Oh mio Dio, in che posto di merda sta? Allora, ah, c'ha la cosa circolare lui. Vabbè, ma come mi ha preso? Okay. Allora, prendiamo questo. Oh, minchia, 10 proiettili di mercurio, anche meno. Leggere di sangue, porca troia. Eccolo là. Umberto, maestro della imbecille.
Provo quest'ultima volta, ragazzi, poi vado che devo andare a cena, probabilmente. Anzi, probabilmente mi verranno a rompere le palle durante la boss fight. Quindi speriamo. Non sono subito, potevo curarmi prima di prendere le fiale. Vabbè, ormai. Ci sono? Eccoli lì, quello che non si sta curando, ma va bene. Ah, ok. Buono a sapersi. Cioè, in realtà non so cosa possa servirmi. Quanto? Ah no, scusami. Ok. Oh. Non ci sta capendo nulla, dove cazzo sono finito? Che cosa sta succedendo, ragazzi? Io non ho capito nulla. Non ho capito nulla, ragazzi. Che bordello. È la Moonlight. Sei rimasta al mio fianco per tutto il tempo. E la nulla è davvero. Quanto è bella. Mia luce guida. La mettono ovunque praticamente. Miyazaki l'adora la Moonlight. Che ma la voglio, la posso avere? Ma è enorme. Oh. Meno male che l'hanno staggerato. Ah, non credo mi prendessi da dietro, sai? Non riesco a fare il riposto, vabbè. Che figata! È morto. Che bella la musica, signori. Che roba. No. Uff. Andato. Beh, così era estremamente facile. Ragazzi, questa musica è spettacolare. Che bella. Alice, ci stai ancora? Senti tu che figata. Un'altra parassita la guida. Spero che non succeda qualcosa perché è pronta la sborata. Vediamo. Buon cacciatore. Hai visto il barlume di speranza? È solo un capello, una cosa fugace. Eppure mi ci aggrappo, immerso com'ero nel fetore di sangue. Mi spiace che sia sentito l'audio. Bello shop del sogno. Ora vado anche perché ho... Buon pezzo, non...
perché ho un botto di anime da spendere. Ora vado alla porta al più 9, probabilmente che sarà il massimo che posso fare. E poi ci lasciamo, ragazzi, che ci vediamo stasera. Roba. Ok. Minchia quante cose. La roccia di sangue è quella che. Oh, minchia quanto costa. Ma sei un bugiardo. Ma io speravo ci fosse la Moonlight qua. Nildrick, sei un bastardo. Come posso avere la Moonlight Dark? Da Ludwig, che sta dove? Niente, Boitz, poi magari Dark me lo scrivi in privato che adesso devo staccare. Quindi, grazie mille per essere passati, ragazzi. Noi... Ah no, fatemi andare a livellare prima. Germano ti attende. Vai. Molto bene. Facciamo così. Ah, ok, allora vado subito. Non avevo capito dovessi ucciderlo. Perché no? Cosa mi richiede? Mi chiede 14 d'arca. Oh fuck. Ciao man! Come va? Come va? Benvenuto, benvenuto. Tra l'altro non so neanche quanto c'ho io ad Arcana. Potrebbe anche essere uno spreco in realtà usarla. Un po' stato. Grazie per il follow, Lord of the King. 69, ok. Io in arcano c'ho 6. Se ciao. Ciao, no, non me la potrò mai usare. Mai nella vita. Peccato. Va bene, ragazzi. Allora, io vi ringrazio per essere passati per i miei visti. Grazie soprattutto a Lord of the King che ha lasciato adesso il follow. Grazie anche. Lascia perdere il nome, please, sono una ragazza. Ok, benvenuta, benvenuta, grazie mille per il follow. E purtroppo sei arrivato a fine live, però continuiamo noi streamiamo iniziare dalle 22 alle 23. Quindi, se vuoi venire tra un'ora e mezza facciamo Dark Souls 1. Tra 2 ore e mezza. Tra 1 ora e mezza, dico problemi. Io e scusi, c'è Dark che vi direi in chat, portiamo Dark Souls 1 da Remastered. E per lei è Blindrun. E niente, quindi ragazzi, ci vediamo stasera. Ciao belli, ci vediamo dopo.